Ciao, sono molto felice di essere qui in questo luogo magico dove ci sono così tanti capolavori e vediamo la possibilità di scegliere qualche. Mi danno la possibilità di prendere qualche capolavoro da portare via, quindi vediamo da dove partire. Qui ci sta uno dei miei grandi miti, che è Buster Keaton, The Cameraman, è sicuramente uno dei registi che amo di più, per il suo coraggio, per la sua visionarietà, per il suo essere istintivo e puro, è puro. Questo non riuscivo a trovarlo da nessuna parte e l'ho trovato. Poi c'era da qualche parte, se non lo trovo, Andrei Rubliev, che mi sa che sta da questa parte qua. Tarkovsky è un altro dei miei registi più amati e sicuramente questo è un film che è stato molto importante nella mia carriera, perché nella carriera di ogni artista ci sono momenti in cui le cose vanno bene e momenti in cui le cose vanno male. Momenti in cui ci si sente più insicuri, in cui si mette in discussione il proprio talento, e in quei momenti io rivedevo questo film, che è proprio su una riflessione profonda sul senso dell'arte e sul senso dell'artista. Quindi diciamo che è un film che consiglio soprattutto a tutti in ogni momento, ma anche nei momenti difficili, soprattutto lo consiglio. E mettiamo anche questo capolavoro dentro la borsetta. So che voi mi starete invidiando, però mi dispiace. Ah, qua ci sta Mitsuguchi. Mitsuguchi è un altro regista che ho amato tantissimo, soprattutto i racconti della Luna Pallida di Agosto. Però qui intanto vedo due film che non conosco, suoi, e che quindi con l'occasione metto nella borsa sperando che non mi fermino subito, perché ne sto mettendo tanti. Comunque, Mitsuguchi è un altro di quei registi che ho amato sin dagli inizi, e per la sua anche lì poesia, la sua capacità di entrare nell'animo umano, trovando sempre un'idea originale, figurativa, visiva, sono i registi che amo di più. A questo punto potremmo andare a vedere se c'è qualcosa di Lynch. Guarda che meraviglia! Questo è uno dei miei film preferiti. Perché qui entriamo proprio dentro un tipo di cinema che va dritto all'inconscio, no? Quindi proprio sembra che metta in scena la lezione di Antonin Artaud. Quindi un cinema fatto che punta ad arrivare all'esperienza, a far vivere l'esperienza al pubblico, un'esperienza emotiva, emozionale, non tanto legata a un racconto lineare. Quindi arriva proprio all'emozione pura. Questo è proprio uno dei miei padri, diciamo. Venendo dall'Italia ho avuto la fortuna di crescere con dei padri artistici che sono stati tra i registi più importanti al mondo, perché il cinema italiano negli anni 50 e 60 era una delle cinematografie più importanti al mondo. E quindi diciamo che Rossellini è stato per me di grande importanza nella mia formazione e lo è tuttora. E sicuramente Gomorra, che è qui sotto, da qualche parte qua. Ho l'onore di essere anch'io dentro la collezione, è legato a un capolavoro di Rossellini che si chiama Paisà. Quindi Rossellini sicuramente è un regista fondamentale nella mia formazione, a cui devo molto, e è sicuramente il tentativo nostro di registi italiani, parlo anche per i miei colleghi, proprio quello di cercare di fare dei film che in qualche modo facciano da ponte con i grandi maestri del passato. Quindi sono felice di mettere anche mio grande Rossellini nella borsa. E poi dobbiamo interrompere qua e
e vi saluto e ciao.